apri il mazzo lucchettato, non c'è più, sparito. Ah, forte, fine. Questa qua. Mm-hmm. Io faccio fare queste, bambini. Però questa qua la vogliono tutti, perché è una magia che va sulle mani dello spettatore, capito? Quindi lo vogliono sempre. Beh, facciamo questo. Lo fai anche gli adulti? Gli fai anche, lo vogliono fare anche gli adulti, perché poi dicono, no, lo fai anche a me per favore, e non lo capisco. No. Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come vedete oggi torniamo con un ospite speciale, ovvero ciao Mike. Ciao a tutti, l'intrattenitore. No, Mike. Perché Mike? Dai, Michael. Michael. Jackson. Vai con l'intrattenitore no, mentale, Michael, troverete giù mentale. Il link del suo canale. Allora, come avete visto sul mio canale, abbiamo parlato con, in questi ultimi video anche con Siri Alfieri riguardo la magia per bambini. Un video che sicuramente avrei visto. Riuscire a far star quieti i bambini mettendo delle regole, mettendo anche dei paletti, dando la possibilità al bambino di essere protagonista ma senza entrare troppo nel toccare robe varie. Oggi andremo sulla pratica. Nel particolare, siccome sapete che la magia è possibile farla con qualsiasi cosa, con dei cubi di Rubik o con dei mazzi di carte, in realtà si può fare con qualsiasi cosa. Quindi, esattamente. Esattamente, qui infatti ti interrompo perché vi dico una cosa molto particolare. Io ho iniziato, diciamo, la mia carriera artistica facendo anche intrattenimento appunto per i bambini. Ottimo! Ok? Ragazzi, è fondamentale l'attenzione, perché una volta persa coi bambini, ti garantisco, fate visione della croce, potete far apparire un elefante, le Hawaii subito qui, ma niente, assolutamente, è veramente molto difficile. Quindi, cosa ho pensato io? Ad un esperimento un po' particolare che non solo è adatto per i bambini, ma niente poco di meno anche per gli adulti. Per i genitori magari che sono... Per i genitori. Ma questo è un mago per bambini. Sì, sì, poi lo fai anche a lui, al papà, quello che vuoi fare. È più felice del bimbo. Esattamente. Quindi se Ale, se ti va... Beh, cosa hai bisogno? Mazzi di carte, cubi... No, è quello bello. Dadi. Che cos'è stato? E poi lanci tutti, ok? La cosa particolare, ragazzi, è che è esattamente impromptu. È arrivato impromptu, ragazzi. E si fa con qualsiasi cosa preso in prestito, appunto. Che roba è quella cosa? Questi sono stuzzicadenti. Ok, attenzione, una cosa particolare: se fate magia con i bambini, non utilizzate ovviamente gli stuzzicadenti. Ora lo faccio lui perché lui è un adulto, altrimenti c'è il rischio che si può pungere. E questo è molto importante. Poi il papà, quello che abbiamo citato prima, capito? Volendo anche le bustine di zucchero, ma anche le semplici carte, no? Bustine di zucchero, sì, anche se le carte è sempre visto un po' come qualcosa che magari riesci a impalmare, nascondere, fare. Questo lavoro. Bustine di zucchero, graffette, ecco, cose che nella situazione di compleanno, insomma, guardatevi in giro, sicuramente li trovate. Quindi con qualsiasi oggetto di questa dimensione. Preso in prestito. Figo. Esatto. Quindi me le preparo. Fiammiferi. Fiammiferi anche, sì. Poi se vuoi dar fuoco sempre al padre, li accendi tutti. Ok. Interessante. È molto interessante. Come dicevo prima, però, ci tengo molto a precisare, è perché la cosa che dà più effetto è proprio fare la magia nelle mani dello spettatore. È la cosa che rimane più boom. Ok. Ok? Quindi prestami pure le tue mani. Eccole qua. Lasciale pure così. E partiamo, ok? Ora, guardate attentamente, si prende una coppia e la metti qua, chiudi. Ah, ok. Ok? Prendi una coppia, metti qua, chiudi. Prendi una coppia, metti qua, chiudi. Ok, si vede, sì, sono due. Prendi una coppia, ecco qua, attenzione, questa cosa non fatela mai, qua è un po' rovinato. Vabbè. Cerca di... Non utilizzare quelli rovinati. Non utilizzare quelli così, comunque adesso... Coppia, quindi uno, coppia. Due, quattro coppie. Prendo una coppia, prendo un'altra coppia, ok? Prendo una coppia e alla fine prendo un single e lo lasciamo qua. Questi altri non ci servono e qui fai vedere mani completamente diverse. Confermo, coppie, tranne un single di qua. Ok, ora metti un po' più di qua, facciamo vedere. Okay. Ora rincominciamo. Prendo una coppia. Ripeti insieme a me, mi raccomando. Sì. Prendo una coppia. 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 Il single, dove lo vuoi? Di qua o di qua? Qua. Sicuro? Sì. Ok.
Metti le manine sopra. Manine. Ero ancora in testa con i bambini. Gianni Morandi mi fa un okay. Quindi avete visto, lui ha scelto di qua. Tenterò di far passare il tuo singolo da qua a qua con la magia. Impossibile. Guardate, eh. Uno. Si vede, sì. Scelto di qua, giusto? Sì, sì. Quindi uno, due. Da qua a qua. Rialza le mani molto lentamente, vediamo se non si è appiccicato. Ok, rimettili pure giù. Guardate, eh. Hai scelto qua. Sì. Io l'ho fatto passare di là. Quindi andiamo alla prova del 9 con coppia, coppia, coppia. Il singolo. Il singolo è andato di qua. Coppia. Aspetta, qua si sono un attimo attaccati. Coppia. 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 E coppia. Cavolo. Figo, perché lo togli, lo metti. Interessante. Visto? Interessante. Niente di più facile, ragazzi. Vediamo un po' il tutorial, ce lo insegni. Ma per il tutorial sì. 5.000 like. Niente, l'aspetto interessante di questo effetto, di questo appunto principio non, matematico, perché alla fine è tutta matematica, che non solo il bello è che è completamente automatico, cioè basta rivedere il video per capirlo, però adesso lo rifacciamo vedere meglio. Vediamo un po' la psicologia che si cela. La psicologia è esattamente questo: quando noi andiamo a prendere la coppia, e questo è quello che scatta nella mente, perché se noi partissimo con la prima coppia e la posizioniamo qua tra mignolo e anulare, e a posto di dire coppia diciamo ricontiamo, due, sì, ricontiamo. Automaticamente, e qua non ci piove, esatto, lo spettatore potrebbe iniziare, se è un adulto, a contare. Quindi contando riuscirebbe in qualche modo, una volta finito il gioco, a volte alcuni anche prima, perché a capire esattamente che cosa sta succedendo nelle nostre mani. Se invece noi andiamo avanti per tutto il tempo e incitiamo, diciamo coppia, 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 incitiamo non solo a ripetere coppia, sarà anche appunto incentivato a dire coppia e quindi a non pensare di non contare. A ragionamento, esatto, di contare tutto qua. Ecco, quindi una volta messi in questa posizione qua, che abbiamo visto che sono tutte coppie tranne un singolo, iniziamo a prenderle a coppie. Esatto, gli diciamo ripetiamo. Ecco qua, la cosa bella per variare un po' è prendere un po' di qua, un po' di là, e mentre le prendiamo, questa è la mossa, basta semplicemente separarle di fronte. Quindi lo spettatore vedrà che sono coppie. Esatto, coppia, prendiamo una coppia. Esatto, prendo una coppia. Prendo una coppia. Prendo una coppia. Vedi, anche intanto dividere un po' così. Coppia. Pia. Così vedono che sono tutte coppie. Tutte coppie, perché rimane sempre l'idea okay. Questa. Quindi adesso quello che è successo è che sono dispari e dispari. Bravissimo. Non facciamo focalizzare pari dispari, ma coppie e coppie. Però in realtà sono dispari e dispari. Figo, figo. Esattamente. Figo. Quindi in automatico dove sceglie. In realtà ricreiamo le coppie. Ricreiamo le coppie, gli facciamo scegliere dove. Metti caso lui era qua, vuole fare. Metterla qui, ok, non nessun problema. Mani sopra e poi. Mettere sotto. Esatto. Poi qui il la singolo scena. Passa là. La scena fate quella che volete. Esatto, il singolo. In realtà non è il singolo che passa là, ma è semplicemente questo che è rimasto dispari. Esatto, tutto qua. Ed eccoci qui, allora, come avete visto, un effetto davvero molto semplice. Possiamo utilizzare davvero fiammiferi, stuzzicadenti, bustine di zucchero, quello di che grande impatto. Di grande impatto, perché nella mente dello spettatore, anche per i bambini che non possono mai capire che cos'è questa carta, Regina di Cuori, è un po' difficile, dipende anche dall'età dei bambini. Ma secondo me, con una cosa visuale come palline di spugno, anche in questo caso magia improvvisata, davvero figo. Molto bella, perché appunto lo fai proprio nelle mani, poi sta a voi la presentazione, ragazzi, cioè sì, sì, bambini sì. Fai mettere in mano così, fai oh tu. Ma questa non l'avevo mai vista, non so se voi l'avevate mai vista, ma secondo me questo... Scrivetelo nei commenti se conoscevate... Se conoscevate questo gioco, già questo gioco, ma guarda, veramente molto raro. Io con tanti miei colleghi professionisti, io l'ho inserito nel mio repertorio. Ecco. Da close up, perché credetemi funziona anche con gli adulti. Quindi lui è Michael, intrattenitore mentale, link in descrizione. Ti ringrazio per essere grazie stato in questo, per questo video per i più piccolini. Noi ci vediamo alla prossima video. Ciao.